Ragazzi, sono Beowulf, siamo tornati con Rocket League, siamo tornati in uno contro uno, siamo con una macchina orribile che però a me piace, quindi io la uso, e tanti saluti a chi invece non l'apprezza. No, mi dispiace, tu questo gol non lo fai. Dicevo, siamo con una macchina brutta che però a me piace, ripeto, e quindi mi va di usarla. L'abbiamo presa nei saldi invernali di Steam per pochi spicci, sostanzialmente non l'abbiamo pagata perché l'abbiamo presa con i soldi della vendita delle carte di Steam. Quindi io mi sento di dire con una certa tranquillitudine che non l'abbiamo pagata. Ah, la tranquillitudine, la tranquillitudine. Siamo subito 1-0 e qui abbiamo fatto un erroraccio. Mamma mia, dai, non rientreremo mai in tempo. Mamma mia, che peccato. 4 minuti e 27, diciamo che ha segnato lui, in realtà abbiamo segnato noi perché l'abbiamo toccata la palla mistamente, rotolava in rete. Dicevo, 1-1, pazienza ragazzi, se riusciamo a far questo, e non ci siamo riusciti purtroppo. Che peccato signori, qui dobbiamo prenderci il turbo assolutamente, bloccargli questa occasione qui perché è un'occasione grossa. Allora, qui come possiamo fare? Ci prendiamo questo turbo, lui ovviamente la palla lì da itta, è come se la itta, ma noi possiamo alzarla così e accompagnarla in rete. Mamma mia, che parata che ha fatto. Tu esci da qui però, mi dispiace ma posso mai nella vita farti fare quello che vuoi, non posso. Qua esplodiamo noi, ci riprendiamo il turbo in maniera inutile visto che poi siamo esplosi male. Ero convinto volesse saltarci, sapete? No. E dove vai? Mamma mia, quella capriola l'ha un pochettino ingannato secondo me. Ok, superiamo e boom baby, 2-1, si vede che siamo fuori forma comunque ragazzi, non so come sono andate le vostre feste, non so come è andato il vostro anno, ma il vostro inizio di anno, ma il mio è stato pieno di impicci, impegni vari, indi per cui è un po' che giochiamo poco, appunto, almeno al momento in cui sto andando in registrazione, naturalmente. Che bella cosa che avevi fatto. E no, peccato. Oh beh, volevamo andargli di sfondamento e non ci siamo riusciti. Qui ho evitato un'esplosione che si stava per prendere grossa come una casa. Dove vai? Pallino, dove vai? Allora, giralo. E qua gli abbiamo apparecchiato. Ma non mangia lui. Abbiamo apparecchiato una palla bellissima, ma non mangia. Meno male, perché lui poteva non farci male di più. Attenzione qui, possiamo superarlo. Ah, che bella parata che ha fatto. Ci riprendiamo per favore, grazie. Meglio portarci la palla avanti noi, ma almeno sappiamo dov'è. Ok, con calma. Lui non dovrebbe affondare il colpo perché non gli conviene, semplicemente. Allora, prendiamoci il turbo. Lui sta un sacco in porta e a noi non piace questa cosa, ci fai questo regalo, ci fai? No, perché noi questo regalino qui lo prenderemmo anche, solo che è riuscito a riprendersi molto bene. E ha tirato! Non me l'aspettavo, ha tirato! Il commento a tasse di dribbling, vediamo se era una cosa voluta. Non so se voleva tirare, può darsi di sì come può darsi di no. Diamogli il beneficio del dubbio, va! Ok ragazzi, 2-2, non è esattamente una partita facile, ma proprio no. Ok. A noi con l'anticipo ci andava anche bene,
nella misura in cui non entrava in porta. Nel momento in cui entrate in porta, ce lo prendiamo dove non batte il sole, ragazzi. Proprio dove non batte il sole, è stato bravo. Non è che gli possiamo dire granché qua, è stato bravo. Pazienza, ragazzi. Noi siamo un pochino troppo offensivi, diciamo anche le cose come stanno. Un minuto da termine, siamo sotto, ragazzi. E non di poco. A lui è andata benissimo con quel primo controllo e va bene. Lo superiamo però, 3-3 subito, delitto e castigo proprio, delitto e castigo, ragazzi. Ok, 3-3, ho una tripletta, chi l'avrebbe mai detto in uno contro uno che ho fatto tutti con l'io. Allora, qui possiamo far così, capicollarci qui, perché ragazzi... Ah, siamo esplosi! Ma guardate com'è andata a segnare, che peccato. E comunque era riuscito a toccare la palla, comunque avrebbe segnato lo stesso, probabilmente, non lo sapremo mai. 4-3 per lui, manca sempre meno. Qui possiamo superarlo così, prenderci un turbo che mamma mia, far di questo. Lui ovviamente non interviene perché non gli conviene mai nella vita, vista la posizione. Ah, qui si aspetta una palla alta e non riusciamo purtroppo a fare il nostro solito controllino. Manca 20 secondi, però io resto convinto che ci sia tutto il tempo nel mondo per pareggiarla, E infatti sì, e infatti c'è, colpo da biliardo, 4-4 che non ti aspetti a 13 secondi dal termine. Mamma mia, boom, l'ha buttata lui? Vabbè, io lo ringrazio. Grazie, davvero, ci voleva questa iniezione di fiducia, ci voleva tantissimo. Ok, la palla sta andando dove piace a noi, possiamo far così. Lui non sa che fare, guardatelo, non sa cosa fare. Ah, peccato. Guarda, non t'ho potuto segnare e mi dispiace solo per questo. 0-0. Niente. Che cosa bella che vedo nei miei occhi. Possiamo far così e non far così. Per fortuna ha tirato stortissimo lui. Ma proprio aiutatemi a distorto. Ehi. Io qui ho fatto una vaccata enorme. Oh, sono andato a toglierlo, ma la palla sta andando verso il palo, per fortuna. Mamma mia, la palla verso il palo, quanto ci piace. Prendiamoci questo turbo. Ah, qui possiamo farla rimbalzare così? No, eravamo andati per l'anticipo, che peccato. Proviamo a fare un colpo di questo tipo. Dannazione! E qui abbiamo sbagliato, Qui possiamo però toglierlo. Attenzione, mannaggina, l'abbiamo vinta noi, quanto ci dispiace per questo ragazzo, che ha già abbandonato la partita, mamma mia, quanto sei rosicone, ragazzi, abbiamo fatto una partita brutta, abbiamo fatto un sacco di errori, per fortuna siamo riusciti a recuperarla, anche grazie al suo aiuto, dobbiamo allenarci di più, stiamo facendo un po' di errori ultimamente, però si sa, l'Euro 2, divisione 4, nell'1 contro 1, siamo sempre platinini, per quanto riguarda invece il 3 contro 3, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se così lasciate un like, commentate e condividete, ma soprattutto iscrivetevi per vedere video nuovi ogni giorno. Vi ricordo che sono in live anche su Twitch da lunedì a venerdì alle 21:30. Grazie e alla prossima. Ciao!